Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano L'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospite un dialoghista, storico di cinema, saggista. E si definisce nerd di Walt Disney. Non siate valoroso. A questo punto, è la prima domanda che ti pongo: oltre a tante quelle che ti farò, la prima domanda se dovessi descrivere oggi chi è valoroso, come lo descriveresti? Ma io mi descriverei come una persona appassionata. Ma un curioso, una persona appassionata del suo lavoro, e soprattutto un curioso in genere. Un curioso che ha voluto sempre un po' approfondire quello di cui si interessava. Tu oh, hai iniziato sei dialoghista? Eh, per chi non conosce ancora il mondo eh, doppiatore, il, eh, come lo descriveste oggi il dialogista? E quando anche perché è una figura importante che alla fine è uno dei pochi che poi eh, hai anche i diritti d'autore di su quello che pro... su quel eh, lavoro che fa. Sì, dunque il dialoghista diciamo che nel mondo del doppiaggio ho sempre notato che tra quelli che scrivono di doppiaggio, giornalisti che fanno saggi, fanno libri, il povero dialoghista è quello che viene nominato di meno, perché in genere si tende sempre a nominare il direttore di doppiaggio e quasi mai il dialoghista. E non è detto che sia la stessa persona del direttore di doppiaggio. Alcune volte sì. Nel mio caso, per esempio, no. E allora diciamo che mi fa piacere sempre portare un po' l'accento proprio su, su che cos'è il dialoghista. Eh, il dialoghista è una persona che, a riguardo di logica, dovrebbe tradurre e adattare in una lingua straniera il copione di, una, di un film, o di, di un audiovisivo, non chiamiamole prodotti, perché è brutto chiamarle prodotti, oggi si tende a definire tutto prodotto, ma opere, audio, opere audiovisive. <coughs> Nella pratica diciamo che molto spesso il, il dialoghista è un tecnico eh, che si occupa di mettere a sync qualcosa che gli è stato già tradotto da un'altra persona prima. Nel mio caso no, perché io mi traduco da me perché conosco bene l'inglese e un po' anche riesco a leggere francese e spagnolo. Secondo me il dialoghista dovrebbe perlomeno sapere, sapere l'inglese bene. Anche perché è bello vedere un copione che nasce da un originale, vederlo proprio nascere sotto le tue mani. Io per esempio non riesco, ho dei colleghi per cui l'ho fatto tradurre e poi loro adattavano, ma io per esempio non riesco perché finisco sempre per controllare anche tutta la traduzione quindi faccio il doppio del lavoro perché gli errori si fanno li facciamo tutti però spesso e volentieri io nei copioni tradotti da altri ho visto certe, certe bellezze che sarebbe stato meglio non vedere cioè che la mia insegnante di inglese ci avrebbe messo quattro forse anche me e quindi è questa persona che si occupa di, di, di trasfondere in un'altra lingua per dire una parola in inglese, tutto quello che è le sensazioni, il mood, il mood la, la, e tutte le caratteristiche dell'opera originale. Io poi ho studiato l'opera di quello che forse è stato il più grande dialoghista del nostro doppiaggio, cioè Roberto De Leonardis, era la persona che per, dal 1948 al 1983. Ha realizzato le versioni italiane di tutti i prodotti Walt Disney che sono arrivati nel nostro paese, praticamente. Inoltre, era il dialoghista di, di Stanley Kubrick, Ken Russell, Charlie Chaplin, tanto per dire qualche nome. E, e mi, fa, mi fa sempre piacere ricordarlo perché spesso e volentieri, anche nel caso di Roberto De Leonardis, si è tenuto. A privilegiare la citazione del direttore di doppiaggio piuttosto che il dialogista del resto Roberto De Leonardis aveva una un, proprio una, una, una sua una sua società la Roy Film mediante la quale proprio lui produceva metteva i soldi per realizzare i dialoghi italiani di un film e dava poi in appalto a questa o quella compagnia di doppiaggio che poi avevano i loro direttori di doppiaggio il eh, la versione italiana del film di cui lui personalmente eh, pensava ad adattare i dialoghi, quindi eh, questo è il, il dialoghista. È questo. Io lo sono diventato per caso perché io ero uno studioso e appassionato sia di doppiaggio che di Walt Disney e di cinema in generale, e avevo cominciato a mettere su degli appunti proprio su Roberto De Leonardis, quindi avevo chiesto proprio un colloquio alla Roy Film, poi ho conosciuto il figlio di Roberto De Leonardis, Roy De Leonardis, eravamo entrati in amicizia, e ogni tanto andavo a trovarli a Roma, sempre continuando questo mio lavoro. Poi successe che si doveva doppiare eh, in italiano tutti i contenuti del primo DVD uscito di Biancaneve e i sette nani nel 2001 ormai e io andai a seguire così, per, per, puro, per puro divertimento, in sala il doppiaggio di alcuni di questi documentari e cominciai a correggere degli errori che c'erano in questi copioni, già approvati dalla Disney, peraltro, in diretta. Mentre loro doppiavano, io correggevo. C'erano degli strafalcioni notevoli in materia di storia del cinema, nomi, pronunce di nomi, eccetera, eccetera. Dopo questo, dopo un pomeriggio passato a correggere questi copioni, mi chiamarono dalla Roi Film, mi chiamò Laura Giordani, che è una dialoghista che per anni ha lavorato alla Roi Film, mi disse proprio che lei si era stufata di tutto questo casino, che il direttore di doppiaggio aveva detto che era. Les Lapin, aveva detto che io avevo salvato il turno di doppiaggio. Mi chiese se volevo lavorare e correggere il resto dei copioni del progetto Biancanive. Ho fatto quando poi il lavoro è finito, mi hanno pagato e io ho chiesto di continuare a fare il lavoro. E per anni ho adattato in italiano documentari extra di, di contenuti speciali di DVD e Blu-ray. Per esempio, tutti quelli che mettevano all'inizio nei Blu-ray i Explore Commentary, quella funzione per cui tu vedi picture in picture i, gli artisti che commentano e il film. Sullo stesso schermo il testo italiano perché prima si doppiavano lo preparavo io. Adesso poi, purtroppo, non, non si doppiano più queste cose perché usano i sottotitoli. Quindi, così ho cominciato il lavoro proprio da persona totalmente, diciamo, estranea al giro, al giro del doppiaggio. Per cui, sai, quando si dice che il doppiaggio è una cassa chiusa, non sempre è vero, io ne sono un esempio. L'ho fatto per anni, oggi un po' meno, ma perché il lavoro è diminuito per tutti e poi io ero molto specializzato proprio in questi prodotti. Il dialogista, la presenza del dialogista, la figura del dialogista eh, perché anche perché capitano testi in inglese diversi, ma soprattutto con citazioni che nel nostro sistema non fanno ridere, ad esempio nel turco c'è cioè la 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 la, nell'inglese oh my god che ho utilizzato un po' da tutte le parti. Il deve riuscire a trovare delle frasi che abbiano un senso logico anche compiuto per quelle frasi in cui in realtà nella lingua inglese tradotte in italiano probabilmente non abbiano significato. Beh, certo, poi ci sono per esempio le famosissime, in inglese le famosissime frasi idiomatiche che tu non puoi tradurre letteralmente, cioè noi in italiano non possiamo dire piove a cani e gatti perché non, eh, eh, i, i, i trains, cats and dogs eh, sarebbe il nostro equivalente di piove a catinelle. Quindi bisogna sempre cercare l'analogo che fa ridere lo stesso oppure Proprio ecco, spesso e volentieri si dimenticano le frasi idiomatiche, era una cosa che ci facevano studiare ai miei tempi, anche alla scuola media, l'ho fatto alla scuola media, l'inglese, ce n'erano parecchie di queste frasi idiomatiche, che erano importanti perché tu capivi come il modo di dire, come erano i modi di dire che c'era il corrispondente nella nostra lingua, come anche in altre lingue. Sempre come esempi di, di doppiaggio creativo. Per far ridere in italiano una cosa che magari in inglese tradotto letteralmente non fa ridere, io potrei citare Frankenstein Junior, che guarda caso l'ha fatto Roberto De Leonardis, e assieme a Mario Maldesi, il direttore di doppiaggio, si sono inventati quelle cose: Lupo Lula e Castello Lulì, il, il cervello abnorme. <ride> Tutte... ah, ma anche c'è anche proprio una cosa che oggi è un po' latita la caratterizzazione. Della, della recitazione perché prima ci si badava molto, adesso le voci tendono a essere sempre molto asettiche. E questo io l'ho notato, per esempio, anche in una, in, una, in produzioni che sono molto popolari tra i bambini: i famosi audiolibri che servivano per imparare a leggere. Se ne compri qualcuno di quelli fatti oggi, le voci so, si limitano a leggere in maniera proprio eh, molto fredda. Il testo della fiaba o del racconto nel, nel cd allegato ai miei tempi. Io ormai tra poco faccio, tra pochi giorni faccio 60 anni. C'erano le fiabe sonore della Fabri Editori, che se ne occupava Silverio Piso, che erano recitate, ma erano recitate e caratterizzate in, in maniera incredibile. Per cui c'era il fatto che tu imparavi il significato di una, di una parola anche da come veniva recitata. Cosa che oggi purtroppo non c'è più, non, non, non ci si pensa neanche a proprio a tradurre in maniera creativa, invece i dialoghisti all'epoca, ecco tipo De Leonardis, l'esempio classico, Frankenstein Junior, tanto per dire una cosa non Disney, ma se vogliamo parlare di Disney pensiamo agli Aristocatti con, con tutte le sue traduzioni con accenti dialettali che oggi non farebbero fare proprio più, però... All'epoca noi avevamo Romeo e il meglio del Colosseo, che fu un'invenzione di De Leonardis, probabilmente pensando al fatto che lui era un gatto, Roma era la città dei gatti. Cioè ci sono anche questi, questi riferimenti culturali che sono importanti perché per esempio Walt Disney stesso voleva che i suoi film sembrassero dei film eh, realizzati direttamente nella lingua in cui lo stavi vedendo in quel momento. Quindi lui aveva proprio il rapporto diretto con i dialoghisti nei vari paesi e si fidava ciecamente di loro. Per l'Italia era Roberto de Leonardis, per i paesi di lingua latina era un signore che si chiamava Edmundo Santos, che fece anche da consulente per i film Saludos Amigos e i Tre Caballeros, in loco. Per, per, il, Porto, per il Brasile e il Portogallo era Gilberto Souto, che fu un altro consulente sempre per Saludos Amigos e i Tre Caballeros. Per la Francia c'era un signore che si chiamava Luiz Owat, quindi era tutta un'equipe che veniva in un certo senso ehm, instradata e controllata dalla Disney americana, però c'era anche un rapporto di fiducia talmente grande che poi ogni film sembrava effettivamente un film, eh, tra, eh, un film direttamente recitato nella lingua in cui lo si stava vedendo. Cioè, senza il nostro doppiaggio forse molti film Disney non avrebbero avuto il successo che hanno avuto pensiamo agli aristocatti pensiamo a Robin Hood pensiamo alla carica dei 101 oppure un film che io dico sempre chi vuole imparare come si fa un dialogo dovrebbe studiarsi Alice nel paese delle meraviglie perché lì è stato fatto un lavoro proprio di ricerca e di adattamento dai giochi di parole inglesi e dalle rime inglesi Una, un uh, una trasposizione in italiano che è veramente esemplare. Eh. La, la, la cosa più, più stupida era il nome del gatto di Alice, che in originale era una femmina, si chiamava Dina. In italiano De Leonardis lo chiamò Oreste, perché a un certo punto si doveva fare il gioco di parole tra il te e Oreste. Quindi anche pensare a tutto questo nel, nel corso del dialogo di un film è importante. Quanto è importante secondo te la presenza eh, anche nel, del dialoghista negli studi quando in cui si fa il doppiaggio per, anche per far crescere lo stesso dialoghista soprattutto se, se è all'inizio? Eh, all'inizio io andavo spesso in sala, non tanto a seguire quello che facevo io ma anche altre cose. Purtroppo adesso non lo fanno più perché dopo la pandemia le, si è ristretto tremendamente il numero di persone che può assistere in sala quindi ti chiamano solo quando ci sono dei problemi che non riescono a doppiare, oppure perché può capitare che magari tu prendi uno strafalcione, oppure c'è un attore che non riesce a dire la battuta come l'hai scritta tu. E quindi questo è un po' un problema. Perché prima si poteva andare ad assistere molto di più, poi adesso c'è anche il problema che molti eh, supervisor americani, sai, non vogliono che con tutti i sistemi che ci sono oggi, non vogliono far uscire fughe di notizie dalle sale di cose che si stanno doppiando in anteprima, perché mentre prima il film arrivava dopo un anno circa in Italia, nove mesi, un anno, adesso è in contemporanea, quindi si lavora su, su materiali che sono totalmente inediti. Quindi si firmano eh, cose di riservatezza, non, non puoi farlo uscire assolutamente. Al alcune volte ho sentito addirittura, per ad esempio, io che sono ad Aversa, provincia di Caserta, no, tu dovresti in alcuni casi dovresti venire ad adattare a Roma, ma a questo punto non conviene più. Se io sto con la bellezza del computer, eccetera, eccetera, non conviene più perché quanto ci, ci spenderei di soldi? stare a Roma ad adattare un film per 15-20 giorni il gioco non varrebbe la candela eppure ho sentito dire di studi di doppiaggio che chiedono anche questo cioè che tu debba andare proprio a Roma proprio per non far uscire il materiale dalle sale di doppiaggio ma oggi è tutto cambiato perché molto, tutto è molto più veloce più complicato si richiede che tu debba fare in 10 giorni un lavoro che prima lo potevi fare in un mese ma anche un mese e mezzo. Questo, poi, adesso c'è lo spauracchio dell'intelligenza artificiale che sta buttando nel panico tutto l'ambiente. Perché io ho assistito, ho visto anche delle, dei, dei si fatti con l'intelligenza artificiale. Effettivamente, spaventa un po' perché si può ricreare qualsiasi tipo di voce e metterla anche a sync. Cioè l'intelligenza artificiale può anche mimare il movimento delle labbra. Cioè, tu imposti una cosa in italiano e quello te la ricrea con la stessa voce tua, magari in francese, col movimento delle labbra che corrisponde alle parole francesi o inglesi. Questa è una cosa che andrebbe messa molto tenuta molto sotto controllo, perché può assolutamente minare tutta una filiera di lavoro che, che, si, che si troverebbe poi. Senza, senza uno sbocco eppure succede si stanno provando sono stati anche casi di, di attori che si sono visti clonati la voce senza neanche sapere che cosa avevano detto questo è molto pericoloso insomma e a questo punto visto che parliamo di un esperto per noi del mondo del doppiaggio eh, se ci dovessi scrivere un pochettino in grandi linee perché Fellini era innamoratissimo del doppiaggio. Sappiamo che lui agli attori faceva dire le battute a numeri, a... ho fatto 13 in realtà. E poi la, il doppiatore eh, a, a, diceva la battuta a riversa. Però tu eh, nel mondo del doppiaggio ci racconti un pochettino da quando è nato? È un pochettino. Descrizione di, di questo mondo e lo piace perché visto che lo conosci benissimo questo caso, che... il doppiaggio è nato è stata un'esigenza che si è dovuta colmare quando è nato il cinema sonoro. Perché prima era semplice per i, nei vari paesi importare i film, si traducevano le didascalie e il film circolava. Quando poi è nato il sonoro, il problema si è posto immediatamente. Per cui all'inizio, e non solo in Italia, il doppiaggio non è una cosa solo italiana, l'invenzione è stata fatta in Francia, se io non mi ricordo male. Ma il problema era che all'inizio, quando non ci avevano ancora pensata, cominciarono a girare le versioni plurime dei film. Che so, per esempio, sugli stessi set la mattina si girava in inglese e la sera andavano degli attori spagnoli o italiani a girare le stesse scene nella lingua spagnola o italiana negli archivi Universal e anche sul Blu-ray credo esiste ancora la Messa la versione spagnola del primo Dracula di Bella con quello che in originale era con Bela Lugosi con un attore spagnolo nella parte di Dracula che fu girato proprio in, in, con, in, in lingua spagnola direttamente. All'inizio, si provò anche a far recitare in, in italiano Stan Leolio o Stan Lore e Ori Verardi. Ed è per questo che poi nel doppiaggio italiano loro hanno quella hanno sempre avuto quella parlata un l'accento un po' inglese, perché nel loro primo film che recitarono in italiano, Muraglie, loro avevano il gobbo fuori campo su cui leggevano foneticamente gli avevano trascritto le battute che dovevano leggere in italiano e quindi quando arrivò questo film in Italia loro l'avevano Parlato con questi accenti strani che poi hanno, hanno sempre mantenuto nel nostro piano, il pubblico rideva. Naturalmente, sicuro che sì. Quando poi si è pensato a doppiarli, perché poi all'inizio degli anni '30 si è cominciato a doppiare non solo a Cinecittà, ma anche negli stabilimenti in Francia, Joinville, insomma, le case misero su dei, perché scoprirono questo sistema che si poteva sostituire la colonna parlata con una incisa in sala da altri attori che foneticamente potessero rispondere alle caratteristiche dell'attore originale. E quindi si, le, si salvarono capre e cavolo in questo modo. E quindi cominciarono a uscire i film doppiati direttamente, si diceva proprio sui manifesti: parlato in italiano, tanto per dire parlato in francese. <ride> E cominciarono proprio a... Gli attori di teatro cominciarono ad occuparsi anche di doppiaggio perché furono reclutati immediatamente dai, dai, dagli studi di registrazione. Infatti i primi doppiatori erano tutti attori di teatro, anche quelli che poi sono diventati famosissimi come eh, Tina Lattanzi, Giulio Panicali, Lidia Simoneschi, tutti attori che venivano dal teatro perché è import era importante che sapessero portare la voce e sapessero proprio... Recitare come se fossero a teatro, anche che poi all'epoca la recitazione dei film era ancora abbastanza teatrale, quindi ci si trovava proprio comodamente con lo, con lo stesso tipo di recitazioni. Quindi è un po' un falso dire che fu una misura protezionistica del fascismo per impedire il diffondersi della lingua inglese, perché prima di tutto si cominciò a doppiare dappertutto in tutte le lingue principali. E il problema poi più grave, soprattutto in Italia, era che molti erano analfabeti. Più del 50% della popolazione era analfabeta e non avrebbe potuto leggere i sottotitoli. Quando c'erano delle didascalie del cinema muto, nei cinema c'era sempre un gruppetto di persone che si occupava di leggere ad alta voce le didascalie che comparivano per la parte del pubblico che non sapeva leggere. Questa è una scena che mi raccontava mia madre, che lei era del 28, da piccolina era riuscita a vedere gli ultimi film muti. E se, per esempio, diceva: Se c'era una battuta che compariva tutto schermo, Ah, infame!, mezzo cinema diceva ad alta voce: Ah, infame!. Di modo che eh, chi non sapeva leggere seguiva anche lui il film. Quindi sarebbe stato estremamente difficile. Ricorrere al sottotitolo, anche poi ho avuto ultimamente un'esperienza abbastanza allucinante alla festa del cinema di Roma, dove i film sono gli stranieri sono proiettati tutti con i sottotitoli. E ho assistito a Sinfonia d'autunno di Ingmar Bergman con Ingrid Bergman in originale svedese, col doppio sottotitolo inglese e francese. A un certo punto gli occhi giravano, non si capiva più da che parte andavano i miei poveri occhi. Perché per seguire le didascalie sotto, però, è stata un'esperienza abbastanza scioccante. E... Io sono, sono sempre, a parte che è un po' il mio lavoro, però sono sempre favorevole al doppiaggio perché certamente ti, ti distrae di meno. Poi ci si è talmente abituati, ci si è talmente affezionati anche a quelle che erano le nostre voci, voci importanti, che poi il nostro doppiaggio si è sempre caratterizzato per la professionalità con cui veniva fatto. Tra l'altro il 70% del cinema italiano, fin dai tempi del... del degli anni 30 ed, ed esploso poi con il neorealismo, non avrebbe potuto esistere senza il doppiaggio perché il 70% del nostro cinema italiano era tutto doppiato e le voci non erano quelle degli attori che vedevamo sullo schermo perché si prendevano delle belle facce, anche espressive, eh, per carità di Dio. Ma che non avevano assolutamente la benché minima idea di cosa fosse la dizione, e poi a farli recitare ci pensavano gli stessi attori che si occupavano di Greta Garbo, Ingrid Bergman, Gary Cooper. E magari c'era anche chi, chi se ne accorgeva, però si cercava di passare sotto silenzio questo perché eh, sarebbe stato anche poco, poco carino nei confronti dell'attore. Del resto, da noi non esisteva praticamente la presa diretta. Sui set c'era una tale confusione che sarebbe stata quasi impossibile realizzare in presidente. Adesso dicevi tu prima, Fellini faceva recitare i numeri, lui prendeva le sue facce anche da attori della strada, e poi si aggiustava tutto al doppiaggio. Cioè il film veniva completamente riscritto e rirecitato al doppiaggio. Ci sono stati fior di doppiatori, come che se lo ricordano benissimo, ancora lo raccontano. Come. Erio Pandolfi, che era mio amico, lo conoscevo benissimo, poverino. Ci ha lasciato recentemente. Lui non so quante voci faceva in ogni, in ogni film di Fellini, eh, era così. Musical. anche se poi in Italia il musical non è che è molto attecchito, e soprattutto tanti musical della Disney. Io non è che ho fatto dei musical, io ho tradotto in italiano gli spettacoli Disney. Sì. Quelli che erano i Disney Live e i Disney on Ice, cioè praticamente sì. si tratta di questo: I, questi sono spettacoli o sul ghiaccio oppure da, che vengono recitati su un palco dai personaggi Disney, e sono mimi stranieri, per cui loro conoscono il copione in inglese, tu devi adattare le frasi in inglesi esattamente, devono essere, le frasi italiane devono. Essere recitate esattamente nello stesso spazio di tempo in cui viene recitata la frase originale, di modo che loro sanno che in quel momento loro stanno dicendo in quell'altra lingua la stessa cosa che dicevano nel copione inglese che loro conoscono. Quindi è una forma di adattamento anche quella, non c'è il labiale, però devi andare proprio al ritmo serrato. Con le battute che devono essere assolutamente identiche nel tono, nel contenuto e nella durata alle battute in lingua originale. Stessa cosa per le canzoni e per i pezzi musicali delle canzoni, per cui io me, me, me li montavo tutti, sapendo tutte le canzoni a memoria, me li montavo in anticipo. Tanto è vero che la direttrice musicale della Disney Lorena Brancucci quando preparava il, perché poi si prepara in sala di doppiaggio questi testi degli spettacoli dei, dei musical Disney anche se non si vede niente lei diceva sempre che faceva il lavoro in metà tempo perché io a orecchio senza conoscere una nota musicale me l'ero già tutto orchestrato e tutto eh, ricantato e montato esattamente con i pezzi che lei doveva prendere in italiano corrispondenti a quelli in inglese e... Una forma, anche una forma mia di orecchio che io ho sempre avuto. Per esempio, mi accorgo benissimo se ascolto una canzone famosa di un qualsiasi interprete. Se sto sentendo il disco, se la sta cantando, sta, sta cantando in diretta, perché riconosco la, le intonazioni magari del disco. Questo mi succedeva. Con i, con i cantanti di cui collezionavo i dischi mi imparavo talmente a memoria. Quel tipo di particolare di disco che poi se lo sentivo cantare in playback, dicevo, no, questa non sta cantando, questo è il disco. Oppure se era in diretta col microfono, dice no la sta ricantando sulla base, eh, riesco a, a capire queste differenze. A questo punto io ritorno indietro perché è l'ultimo libro che ha scritto un comandante alla corte di, di Disney, anche perché tu all'inizio, in una pagina, scrivi, sei un nerd di Disney. E non potevi non scrivere un libro su un, un tuo personaggio che ammiri è ammirato a ammiri ancora nel tempo sì, e, e, infatti io penso che sia stato il primo libro che è stato scritto su un dialoghista, che non ci aveva pensato nessuno e quindi io mi sono ho ricostruito un po' tutta la carriera di Roberto De Nasi perché il libro non è una ormai sono eh, delle uscite nel 2017 è ancora in classifica tra i libri venduti su amazon mi ha detto un amico l'altra settimana perché è un unicum cioè, io mi sono ricostruito semplicemente la carriera in, in ordine cronologico scegliendo alcuni dei film più rappresentativi e ancora ne continuo a scoprire che magari non avevo inserito nel libro oh, questo ha fatto De neonarlis questo ha che so, alien uh, 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 film di tutti i film sull'esorcista, l'anticristo, addirittura i film italiani: ha scritto i dialoghi per i film italiani. Per cui era molto, molto versato in queste, ma anche film i film di Ken Russell complicatissimi, anche scabrosi come poteva essere L'altra faccia dell'amore, che era la storia, la storia autentica di Tchaikovsky omosessuale quando Richard Chamberlain e Glenda Jackson, oppure eh, 2001 di sé nello spazio. Cioè, Disney è solo una parte. Io l'ho chiamato poi un comandante alla Corte di Walt Disney perché Roberto De Leonardis, come la massima parte dei dialoghisti che si sono affermati nel primo dopoguerra, erano comandanti di marina. Quindi erano tra le poche persone che conoscevano effettivamente l'inglese. E lui cominciò a lavorare nel campo perché una volta lo portarono a vedere un film, credo, di Danny Casey, se non mi sbaglio. E tra il pubblico guarda, il film era in inglese, lui era l'unico che rideva perché capiva tutte le battute. E quindi lo, lo presero a lavorare al doppiaggio. Poi ha cominciato con i film di Disney: il primo è stato Dumbo nel 1948, e quindi poi lo stesso Disney ha affidato tutto il resto perché chiaramente si, si fidavano ciecamente. Poi ci sono anche gli, gli, gli aneddoti carini, come lui stesso che ha, ha scelto delle voci per i personaggi, esempio, ecco Renato Cortesi. Che una delle voci del doppiaggio più famose lo beccò nei corridoi della CDC quando faceva ancora le piccole parti. Era giovane e Cortesi, venga un po' qua. e Stavano doppiando il secondo cortometraggio di Winnie Pooh, troppo vento per Winnie Pooh. E Renato Cortesi si trovò a fare il protagonista di questo corto che era Il Tigro, oppure lui prese e scese lui Elio Pandolfi per fare la voce di Paperino nel, nel lungometraggio di di animazione che era una raccolta di short le avventure di caccia del professor Pico de Paperis era Pico de Paperis che era doppiato da Lauro Gazzolo il papà di Nando Gazzolo che in genere faceva il vecchietto del West e quindi lui faceva Pico de Paperis e Elio Mandolfi faceva Paperino e Elio mi raccontava che doppiare Paperino è difficilissimo infatti poi non volle farlo più perché la voce proprio gli gli si, gli si sforzava, gli si riduceva a un filo perché doveva fare praticamente la trombetta. Adesso in questi, sono anni che Topolino e eh, Paperino è doppiato da un signore simpaticissimo che peraltro non è neanche un do, fa solo Paperino. Si chiama Luca Eliani e come mestiere è un, è un artista, è un pittore, però se prendi gli ultimi, tutti gli ultimi corti di Paperino, quelli che trovi su Disney, World, sono tutti doppiati da lui e ha una voce perfetta. Però all'epoca Elio pandolfi era uno dei pochi insieme a Oreste Leonello Lionello che riusciva a fare i Paperi, eppure Oreste e Lionello ha doppiato, ha doppiato Paperino. Eh, hai scritto poi altri libri, altri saggi. Perché per te la, la, la musica, la cultura, il doppiaggio ci sono tanti altri. So, il mondo attoriale ha fatto poi in seguito altri saggi. Sì, ho tradotto, ho tradotto delle biografie, per sacoma editore, delle biografie di cinema. Una su John Belushi, una nella biografia di Jerry Lewis e l'ultimo che ho fatto è una biografia di Jacques Tati. Poi ho, per l'editore, eh, oddio, c'era un libro che l'editore era. Nessun, comunque un libro che si chiama Viaggi nell'animazione. A cura di Matilde Tortora, dove io ho, ho scritto diversi piccoli saggi proprio sull'animazione e sul mondo Disney. Queste più o meno queste sono le, le, le cose che ho scritto. Ma vabbè, ogni tanto mi diletto anche su, in rete, eh, pubblico articoli sulla rubrica Prisma di Gianni Maritati, anche sul su mio profilo Facebook. Ogni tanto scrivo delle spigolature di cinema, de, delle cose. Così, eh, per divertimento. Mi sarebbe piaciuto tradurre in italiano la biografia di Walt Disney, che, dato che questo è l'anno del centenario, era, era stata rieditata in America una nuova edizione del libro ufficiale Biografia Ufficiale di Disney di Bob Thomas Mondadori. La tradusse nel 1980. Sarebbe stata una bella occasione di tradurla quest'anno, ma né come Editore né proprio l'Aggiunta a cui ho chiesto hanno, avevano in programma di, di tradurre il libro. Forse perché pensavano che da noi non ci sarebbe stato uh, mercato, ma io penso di no, perché frequentando molto anche. Facebook o altri social, poi faccio anche delle dirette sul canale di Nerd Caffè il lunedì sera, cioè Casa Non Val, dove si parla di cinema, di cose. Eh? E praticamente vedo che molti ci sono appassionati che sono, che sono adulti per quanto riguarda Disney. Quindi purtroppo in Italia c'è sempre questa, questa, cosa un po' che limita un po' la cosa, che si pensa che il pubblico principale di tutto quello che riguarda Disney siano i bambini. Francamente io alle mostre del fumetto, tipo Luca Comics o anche il Comic Con a Napoli, non è che vedo tanti bambini. Cioè, per me l'utente tipico Disney, ma anche dei film, perché ecco, soprattutto questi famigerati live action che escono di questi giorni e la notizia che hanno rinviato di un anno Biancaneve perché non si capisce che cosa è successo, hanno speso troppo, temono che sia un flop tremendo. Io io penso che non potrà essere altro che un flop, visto cosa hanno combinato su Disney Plus con i remake di Pinocchio e di Peter Pan che andrebbero messi a mio modestissimo avviso, così come sono, direttamente nella pattumiera, perché io non ho mai visto delle cose così orribili e così vergognose, però, ma con tutta la buona volontà, mentre magari la Cenerentola di Kenneth Branagh poteva avere una sua dignità. Di, di opera cinematografica perché dietro magari c'era un regista che si è fatto un po' di ricerca che ha voluto fare qualcosa di un po' di sfarzoso, qualcosa... questi ultimi proprio sono state delle cose veramente allucinanti. E quindi il pubblico di questi live action sono gli adulti. Magari portano anche i bambini, ma i bambini si scocciano perché la Sirenetta era lungo più di due ore. Un bambino tu non lo tieni per più di due ore al cinema, era fatto per gli adulti che. Vedi, i film Disney venivano riproposti a cinema quando io ero piccolo, non c'era l'uomo video, si riproponevano ogni 7-8 anni a cinema e ci andavano tutti a vederli. Ecco, una cosa che io non, non riesco a capire perché poi Disney non ha fatto come sta facendo. Lo stanno facendo per i manga, come sta facendo la Lucky Red per, per i film di Miyazaki. Perché non riproporli al cinema in maniera ufficiale come degli eventi? Il classico a cinema sta andando tantissimo: e non è che sono film che non sono fruibili in altri in altri medium, come lo streaming, come DVD, come Blu-ray. La gente ha piacere di andare al cinema a vedere dei classici. Quest'anno sono stati restaurati in 4K sia Cenerentola che Biancaneve. Cenerentola da noi non è neanche uscito il Blu-ray, l'hanno fatto solo in America. Se compri il Blu-ray, anche quello europeo, l'italiano non c'è. Biancaneve, per fortuna, la Eagle Pictures, che ora distribuisce i film Disney, ha insistito e ha fatto mettere l'italiano. però no, poi li hanno messi su Disney Plus, cioè anziché tenerli solo su Disney Plus, questi restari in 4K, perché non farli uscire al cinema? Cioè, io sono convinto che se a Pasqua avessero rieditato Cenerentola, ma anche per una settimana, cioè. Eh, non si facevano rubare la scena da Super Mario Bros, che era l'unico film per ragazzi distribuito nel periodo. Quindi, secondo me, andrebbe un po' tutto, tutto rivisitato: anche eh, la, la, le finestre tra cinema e streaming, cosa deve andare in streaming direttamente, cosa non deve andare in streaming, cosa magari deve essere distribuito solo a cinema perché. Eh, io sto vedendo che la gente ha voglia di andare al cinema. Del resto, in questi giorni c'è il film della Cortellesi che sta, sta sbancando e ha funzionato il passaparola. Non credo che neanche dal manifesto fosse un film che aveva chissà quale, quale appeal. Ha funzionato il passaparola, un po' di pubblicità in rete. La... Come è andata la gente col caldo quest'estate a vedere Barbie Oppenheimer? Mai successa una cosa del genere! Quando è che riempivi? i cinema d'estate, mai i cinema d'estate in Italia erano chiusi Quest'estate quest hanno dovuto restare aperti perché Barbie lo volevano vedere tutti c'è anche un... bisogna anche saperle vendere le cose ci vogliono delle persone che sappiano bene dove mettere le mani quando si tratta di distribuire delle produzioni e questo la Disney in quest'anno lo sta facendo di meno secondo me è brutto che sia proprio nell'anno del centenario in effetti, da noi in Italia non è che si è festeggiato chissà che c'è stato solo quel concerto all'arena di Verona dove non c'erano neanche le musiche di Mary Poppins o di Bianca Niro, peraltro allucinante, però è così. Secondo te, tu hai, hai, detto, hai detto una cosa fondamentale prima che le, le, le voci attualmente sono un po' tutte piatte, che significa che. Sono interscambiabili come i, i mattoncini della Lego. C'è eh, il rischio, sì. rischio che un Mazziotta o tanti altri personaggi che avevano le voci particolari per poi dare risalto a tante altre persone. che C'è il rischio che questi personaggi non toppino perché non è una voce da Netflix o da Prime. Ma e alcune volte sento, anche in, su Facebook ad esempio, c'è quella uh, doppiatrice, ci ho anche fatto una, una diretta, Lilli Manzini, che protesta sempre contro questa uniformità delle voci attuali che c'è, di modo che sono sempre voci un po' interscambiabili e magari ci sono dei, dei colleghi validi che non vengono chiamati più. Il problema di oggi è che secondo me c'è anche poco tempo, per cui... Il doppiatore oggi non riesce a caratterizzare, o non ha il tempo di caratterizzare ulteriormente come si faceva prima, per cui la voce sua è quella, lui non, non ha il tempo neanche di studiare come modificarsela, che era quello prima che faceva il, il doppiaggio, cioè prima tu dovevi studiare un po' per capire che magari so, l'assurdo, Magamagode, la Spada nella roccia e Rossello Ara di via col vento sono la stessa doppiatrice. Non ti veniva proprio in mente oppure che l'ispettore Closu, la pianteria rosa e Paul Newman hanno la stessa voce perché c'era tutto uno studio prima per cui addirittura tu si riusciva a riconoscere eh, l'attore dal doppiatore. Oggi io per esempio ho un po' di difficoltà, tranne qualcuno ho un po' di difficoltà a distinguere le voci chi sono. Forse, forse sarà anche perché magari i film di oggi sono un po' meno interessanti. Non so. Io a cinema vado, cerco di seguire, però i film veramente interessanti sono molto pochi. A questo punto noi ti ringraziamo per essere stato ospite. Ci ha raccontato... Tante cose, tante belle cose che poi ci hanno emozionato. E quindi a questo, punto, a, a questo punto noi ti chiediamo soltanto una semplice cosa. I saluti finali. Beh, allora saluto tutti, grazie dell'ospitalità e alla prossima. Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. ospite della puntata.